Eccomi! Uffa, accidenti, mancato! Ecco, fammi provare! Ah, buh, anche io l'ho mancato! Devo solo mirare! Non dovrebbe essere così difficile! Oh, che diamine! Guarda cosa sta facendo! Ah, sta disegnando qualcosa su quell'opera d'arte! Non va affatto bene, oh no, l'insegnante è qui! Cosa sta succedendo qui dentro? Ah, che fine ha fatto quell'opera d'arte? Ora basta! Poteri dell'arte a me! Wow, non può essere, guardaci! Aspetta, del rossetto? Ups, scusami, posso aggiustarlo? Ecco! Molto meglio! Dunque, siamo pronti per affrontare una sfida di disegno! Girerò la ruota e vedrò cosa dovrete affrontare! Eccoci! Oh, che bello! Un cuore! È ora di disegnare l'amore! Sì, amo disegnare i cuori e l'amore! So io cosa farò! Inizierò con la parola amore! Wow, quella è stata una giornata fantastica! Era così bella in quel prato! Ok, ora per dare un tocco in più! Aggiungo un cuoricino e poi trasformerò la O in una ragazza! La V sarà un altro cuore! Lei può essere la persona che le piace! Che carino! Ma serve un po' di colore! Questo cuore sarà rosa! Bene, anche questo piccoletto quassù sarà rosa! Ok, ora per gli altri colori! Il vestito sarà viola! Wow, si sta davvero trasformando in qualcosa di speciale! È ora di usare un altro colore! Giallo per i capelli! Starà bene! E penso che avrà un cappello blu e anche un po' di verde sulla sua maglietta! No, io ti amo di più! Con le matite colorate gli darò espressività! Ta-da! Bene, studenti! Vediamo le vostre opere d'arte, per favore! Oh, che cosa? Oh, no! Ehi, tieni la gomma in bocca, per favore! Cosa stai facendo? Aspetta, questa è la mia opera d'arte, giuro! Om nom 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 nom. Mi serve ancora un momento! Quasi fatto! Om nom 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 nom. Ho finito! Ecco! Ecco la mia opera d'arte che rappresenta l'amore! Wow! Come hai fatto? Sorprendente! Oh mio Dio! È così impressionante! Un bel voto per te! Sono così entusiasta di vedere cosa c'è dopo! Oh, ed ecco la ruota! Ed eccoci qua! Si è fermata sul fenicottero! Non esattamente dinamico! Cosa farete? Un fenicottero? Non credo di averne mai visto uno dal vivo! Ma sul serio? Non credo che questa sfida andrà bene! Cosa faccio? Sono rosa, giusto? Credo di sì! No, nemmeno questa idea funzionerà! Ah, non ce la faccio più! Non so cosa fare! Aspetta, che diavolo ho sulla mano? È vernice! Cavolo! Ora ho anche della vernice rosa su tutta la mano! Ehi, aspetta un attimo! Penso di avere un'idea! Vediamo cosa succede se inizio con un'impronta! Wow, è abbastanza figo! E anche a me è venuta un'idea! Inizierò tracciando la mia mano! Ora devo sistemare il contorno e devo aggiungere un occhio e il becco! Per prima cosa colorerò il becco visto che è nero e ora aggiungerò il rosa, tanto rosa! Qui andrò avanti e indietro riempiendo con il colore! È tutto rosa, ma ho quasi finito! C'è un evidenziatore rosa qui, ne avrò bisogno! È ora di trasformare la mia impronta in un uccellino tropicale! Trasformerò il mio pollice nella testa dell'uccellino! Il becco sarà nero ora per gli occhi e per le gambe! Ed ecco le gambe gialle! E ho finito! Va bene ragazzi, vediamo i vostri progetti finiti! Ecco il mio fenicottero! Ed ecco il mio! Proprio come richiesto! Vedo che abbiamo un disegno completo nei particolari! Avete fatto entrambi un ottimo lavoro! Oh, è vero, avevi della vernice su tutta la mano! Oh, sì, mi dispiace! Cosa pensi faremo dopo? Va bene, voi due siete pronti? Sembra che questa volta dovete disegnare un ragazzo! Voglio proprio vedere che cosa combinate! Sono un po' deluso! Non posso negarlo! Eh? Oh no, ho finito gli snack! Ora sì che sono deluso! Beh, ora cosa farò? Aspetta un secondo! Ho questo piatto vuoto! Sì, funzionerà di sicuro! Ho un ottimo piano! Che stai facendo con un piatto e un pennarello? Non capisco, perché stai disegnando sul piatto? Non preoccuparti, so io cosa sto facendo! Finirò di fare l'omino su questo piatto! Accidenti, cosa dovrei disegnare? Proverò usando le lettere, sembra funzionare! Ok, ci siamo! Scrivo ragazzi in inglese e lo trasformo! Gli ho fatto degli occhiali e ora dei capelli, mi piace! Devo fare anche le orecchie, il mento, il naso e la bocca! Va bene, ora ho l'omino. Penso che abbia bisogno di un palloncino.
Ecco, e ha bisogno di un filo così il palloncino non vola via. C'è qualcosa tra i miei denti che fastidio. Non va bene, forse se bevo lo toglierò. Credo che vada già meglio. Gli farò i capelli arancioni. Ancora un po' e i tuoi capelli saranno a posto. Va bene, vuoi una maglia verde? Nessun problema. Ho finito. No! Hai versato l'acqua sul mio omino! Sto annegando! Devo fare qualcosa! No, no, no! Omino, niente panico! Aspetta, sta succedendo qualcosa! Sta succedendo qualcosa al mio omino! Hai ragione! Non sta annegando, ma sta galleggiando! Che figo! Mi piace! Hai fatto un ottimo lavoro! Vinco io? Ma dai, che bello! Ok, facciamo girare di nuovo la ruota. Oh, chi l'avrebbe mai detto? Questa volta vi tocca il cane. So io cosa farò. È nel mio cappello. Che cosa? Un pollo di gomma? Da dove arriva? So che è qui da qualche parte. Aspetta, è questo ciò di cui ho bisogno? No, non gioco più con questo da tempo. Dai, questo cappello non può essere così grande. Una moneta, è questo ciò che stavi cercando? Oh, ce n'è una anche per me! Non ti dispiace, vero? Fiu, non credevo che il mio cappello potesse contenere tutte queste cose. Ok, mi serve questa penna. Non capisco, cosa stai facendo con quella moneta? Lo sto usando per creare dei cerchi. Non capisco! Aspetta! So io cosa fare! Spero che stiate tutti lavorando sodo laggiù! Ok, devo mettermi il cappuccio in testa! Torno subito! Ela, che ne dici se ti do questo e tu mi presti il tuo cane? Grazie! Oh mio Dio! Chi è un bravo cagnolino? Mi chiamo Patrick. Sorridi, devo solo farti un paio di foto. Sei così carino, potresti fare il modello. Ecco qui, grazie mille. L'ovale è colorato, ma i cerchi no. Ora nei cerchi farò delle linee e puntini e ora farò la testa e anche gli occhi. Sta davvero iniziando a prendere forma. Non posso dimenticarmi delle orecchie, un cagnolino ha bisogno delle sue orecchie, anche di un corpo. E infine la coda. E ora lo devo colorare. Penso che le sue orecchie debbano essere marroni e anche le zampe e le guance. Fatto! Fio, sono tornata e nessuno si è accorto che ero andata via. Adesso posso finire? Insegnante, ho finito! Ecco il mio cane! Anch'io ho finito! Oh cielo! Guarda che bel musetto! Hai vinto! Non l'ha nemmeno disegnato! Siamo pronti per la prossima sfida! Oh, amo ballare! Sembra che dovete disegnare una ballerina! Aspetta, che cosa? Dobbiamo disegnare quella! Non guardare me, non ho mai nemmeno visto un balletto. Aspetta, so io cosa fare. Avrò bisogno di questo foglio e lo piegherò a metà in questo modo. Cosa stai facendo? Un origami? Però mi piace. Anche a me, ma bisogna piegare la carta nel modo giusto. Ho iniziato con una piega centrale in questo modo, poi di nuovo dall'altra parte. Ora lo apro e piegherò entrambi gli angoli. Ottimo. Poi il lembo inferiore deve risalire su entrambi i lati. Sì, finora sta andando alla grande, adoro piegare la carta. Questi angoli spuntati devono tornare indietro. E anche questi di angoli, solo un po' di più. Manca poco. Entrambi i lati devono piegarsi. Ecco, fatto! Ho fatto una barchetta con la mia carta. Cosa ne pensi, ti piace? Ecco, perfetto, un paio di vele per la mia barca. Ma cosa c'entra la danza? Oh, perché una barca danza lungo le onde mentre naviga. Aspetta, cosa? Ma stai dicendo sul serio? Non funzionerà mai. Ha ragione. Vedi, l'immagine è di una ballerina, non una barca. Ok, va bene. Ma penso di poter ancora far qualcosa con gli origami. Stai costruendo un'altra barca? Perché? Non funzionerà! No, non è un'altra barca! Guarda, questa volta ho fatto un unicorno! È un unicorno! Sei incredibile! Ma non va ancora bene! Va bene, hai ragione, ma ho questo! La terza volta non posso sbagliare! Userò due colori questa volta! Questa volta andrà bene! Cosa stai facendo? Wow, com'è difficile! Come lo stai facendo? Stai andando così veloce! È difficile starti appresso! Sì, ho finito! Ho fatto una bellissima rosa! Per te! È così adorabile, non posso credere che tu l'abbia fatto per me! Ma cosa diavolo devo fare? Lo so! Ho solo bisogno di ricominciare da capo. Userò il bordo di questo righello per fare delle pieghe importanti. Questa parte è un po' complicata. Devo tirarli fuori in questo modo. E anche dall'altra parte, ok, ho bisogno di aggiungere qualche disegno. Devo solo disegnare una graziosa ballerina. È così carina! Ok, ma devo disegnarla per intero. Devo assicurarmi che abbia sia la faccia che le mani e poi farò lo stesso anche dall'altra parte. Una volta che ho finito devo fare la stessa cosa per le gambe. Penso che le darò un po' di colore così sarà più carina, ma devo colorare ogni singolo lembo.
e penso che farò il suo tutù blu. Che carina! Blu sotto e blu sopra. Sì, ho finito! Ta-da! Ecco, lascia che ti mostri come funziona. Se prendo i lembi e li piego su e giù, posso farla ballare. La la la! Guardala come va, che figo! Wow! Wow, che spettacolo, hai vinto! Sì, immaginavo! Ma... hai mai visto una sfida di disegno? Faccelo sapere nei commenti! Ricordati di condividere questo video con i tuoi amici e iscriviti al nostro canale per altri fantastici video come questo!